Ok, Nicolas, vorrei che partissimo da un tuo esordio, quello che ti è rimasto più impresso nella tua memoria. Allora, andando dietro con la mente, sicuramente l'esordio che mi viene, che mi balza più, diciamo, in maniera importante è sicuramente quello avuto da Avellino, il mio primo anno di A1, esordio contro la Virtus Bologna, partita che vincemmo e io segnai i miei primi 3 punti appunto in Serie A. Questo è sicuramente quello che metterei al primo posto. Sì, eri appena arrivato ad Avellino, quindi diciamo. Ero appena arrivato, avevo 21 anni, 20, 21 anni, era esattamente il mio primo anno in A1, e quindi sì, mi ricordo appunto l'ingresso proprio in una partita ufficiale. Avevo giocato già ovviamente delle partite amichevoli, pre-campionato avevo già affrontato squadre di livello, però quella partita in particolar modo con i primi 3 punti è stata in assoluto diciamo, sì, il ricordo più vivo. Tu eri arrivato ad Avellino quindi da poco e avevi già conosciuto i tuoi compagni anche in precedenza? Oppure è stata una cosa Allora, graduale? no, quell'anno lì di base ho conosciuto tutti lì, nel senso il primo, li ho incontrati tutti per la prima volta, anche perché in A1, essendoci tantissimi stranieri, e all'epoca se ne potevano, penso, avere ancora di più rispetto che adesso, penso addirittura 7 tra americani e diciamo europei, e Avellino aveva fatto proprio quella scelta lì, quindi gli italiani eravamo veramente pochi, eravamo io, Paul Biliga, che è un attuale giocatore dell'Armani Jeans Milano, dopo lui ha fatto un'altra carriera rispetto alla mia, e di base eravamo io, lui e poi Valerio Spinelli, anche lui giocatore della zona napoletano, bandiera dell'allora AER Avellino, e quindi no, di base è stato tutto totalmente nuovo. Io sono stato catapultato in una città, situazione che poi col senno di poi probabilmente è stato anche troppo prematuro per un po' per il mio percorso, però sicuramente ecco, a livello di palcoscenici calcati e di giocatori con i quali ho giocato e con i quali sono diventato in ottimi rapporti, uno tra tutto mi ricordo Jaka Lakovic, ex bandiera della Slovenia, grandissimo giocatore che ha giocato per tantissimi anni al Barcellona, che arrivò ad Avellino per la seconda parte del campionato e comunque riuscimmo a, diciamo, instaurare un ottimo rapporto, e quindi assolutamente ho avuto la possibilità, ecco, di avere l'opportunità di interagire con questi grandi campioni. Certo, questa era la tua seconda esperienza nel meridione dell'Italia, no? Dopo Capodorlando. Sì, esatto. Capodanno era la Serie B, quindi eravamo tutti italiani, ovviamente quella è stata la prima esperienza a livello proprio professionistico importante. Dicevi che però ti era sembrato un pochino prematuro, forse, per certi aspetti, quindi questo salto che hai fatto. Sì, è stato prematuro perché io, ripeto, venivo da un'ottima annata in Serie B. Avevo la possibilità sia di rimanere a capo d'Orlando, che poi quell'anno venne anche ripescato in Lega 2, quindi diciamo la mia categoria perfetta diciamo, per continuare il mio percorso di crescita probabilmente sarebbe stata la Lega 2, e invece ovviamente all'alto della mia esperienza di 20 anni, ho un po' il rammarico di non essere stato probabilmente consigliato troppo bene, perché sicuramente mi rendo conto adesso che avendo dei figli, quando comunque si arriva ad avere 18, 19, 20 anni, oggettivamente si è ancora estremamente piccoli, mentre si tende ovviamente, no, a voler ascoltare tanto, appunto l'atleta, in questo caso il ventenne, secondo me ci vuole ancora invece grande indirizzamento per far sì che appunto si possa fare le scelte migliori. Sicuramente questo anno di poi Avellino non è stata la mia scelta migliore, però ovviamente la porto nel cuore, poi senza rimpianti e senza rimorsi, tutto quello che ovviamente ho fatto che mi ha portato a essere la persona che sono oggi, però è giusto che poi anche riguardarsi indietro e capire, no, quello che è stato magari giusto, quello che si poteva fare in maniera differente. Quindi il discorso sta proprio nel bruciare le tappe, cioè il ragazzo tendenzialmente per la tua esperienza vuole arrivare
il prima possibile, diciamo, in A1 o comunque in grandi palcoscenici, Sì. senza però considerare step by step quali sono le cose che deve fare per arrivare pronto a quel livello. C'è un senso di consapevolezza che il giocatore, che l'atleta al quale deve arrivare prima di poter pensare di avere realmente un ruolo all'interno di queste organizzazioni, appunto, quindi parliamo di altissimo professionismo, che non è tanto, beh, io in particolar modo sono stato un giocatore estremamente, fisicamente estremamente esile per tanto tempo della mia carriera, quindi ovviamente la parte fisica, quando si arriva ad un certo livello, deve essere la base sulla quale si parte, che però non è fondamentale, più che altro è la parte mentale alla quale devi essere preparato, devi essere pronto, quindi riuscire a incidere in poco tempo, con pochi minuti, con tanta pressione, è sicuramente difficile da una parte, ma se si abbattono un po' tutte le forme di egocentrismi che tanto spesso a volte i giocatori hanno verso la percezione di sé, di quello che si vorrebbe fare, di quello che si pensa di poter fare, invece di calarsi con più umiltà in una situazione di squadra, quindi no, di capire quello che bisogna fare per la squadra invece che per se stesso, è sicuramente un percorso che ci vuole del tempo prima di arrivarci. E sotto questo punto di vista, sicuramente ad oggi l'informazione, comunque la comunicazione sta tanto cambiando, appunto sta cambiando per riuscire sempre di più a far sì che ragazzi giovani possano arrivare a questa consapevolezza il prima possibile. Però penso che sì, sicuramente fare gli step giusti è fondamentale per far sì di poi affermarsi quando si arriva poi al massimo livello in cui si può esprimere il proprio gioco, rimanerci soprattutto. E tu pensi che hai raggiunto questo livello di consapevolezza anche grazie a questioni esterne, come la nascita, per esempio, di un figlio? Oppure c'è stato un altro momento in cui hai avuto questo switch, in cui hai detto, ok, sono più consapevole e riesco a non pensare solamente al mio tornaconto, ma a quello globale della squadra? Ma guarda, hai parlato di figli e sicuramente quello è stato un grande, diciamo, bivio della mia vita che mi ha dato veramente, che mi ha fatto, diciamo, crescere una consapevolezza interiore a 360 gradi, non solo a livello di pallacanestro. Ovviamente quando si hanno grandi responsabilità, come appunto è la nascita di un figlio, si tende a eliminare un po', no? Tutto quello che è un po' effimero, un po' quello che si. Il pensiero, il sogno così chiamato, noi ci torna un po' più sulla realtà perché il figlio è reale, c'è cioè, davvero, e quindi devi affrontarlo con delle azioni che sono concrete, sono reali. E quindi sicuramente quello è stato fondamentale, però prima di quello, sicuramente anche il discorso di aver giocato spesso in condizioni purtroppo io dove fisicamente non ero al 100%. Ho avuto una carriera purtroppo nella quale ho avuto un infortunio al ginocchio appunto dopo l'anno di Avellino, quindi comunque ero ancora molto giovane, 22 Sì. anni, che mi ha condizionato tantissimo la mia parte atletica e la parte atletica ovviamente per uno sportivo qualsiasi esso sia è fondamentale e quindi quando poi ho riuscito invece sono riuscito a capire che potevo ritagliarmi uno spazio, comunque continuare ad essere un giocatore di alto livello, nonostante i miei difetti, diciamo, difetti tra virgolette, Sì. comunque le mie mancanze fisiche, ho aumentato molto la mia consapevolezza in campo. Quindi ho ristretto, diciamo, il bacino di azioni che mi permettevano di essere un giocatore, diciamo, prima dell'infortunio di un certo tipo e dopo l'infortunio di un altro tipo, e quindi andando a specializzarmi sempre di più in delle caratteristiche che invece poi erano estremamente fondamentali per la squadra. Quindi in questo caso, entrando proprio nello specifico, mi immagino appunto il gioco senza palla, il prendere la lettura bene, una lettura giusta per sfruttare dei blocchi. Tutte cose che quando sei atleticamente pronto e preparato e diciamo al 100% tendi a volere abbattere tutte le tue difficoltà, comunque no, con l'energia, soltanto con quella. E invece lo sport è per il 70% una battaglia mentale. Quindi quando non ci arrivi il fisico, quando il fisico tende ad avere dei limiti e incominci ad attivare il cervello, per
No, sopperire a quei limiti è Sì. sicuramente lì, dopo c'è un grande grado di consapevolezza che emerge. Certo. Quindi, diciamo, la prima battaglia che uno sportivo dovrebbe affrontare, secondo te, è la battaglia contro se stessi, contro l'autosabotaggio, diciamo, in qualche modo. Contro la propria mente, sì. Io quando si parla di livelli appunto di professionismi, ma anche di semiprofessionisti, quindi comunque la seconda barra, la terza categoria, e prendiamo più o meno i 100 giocatori più bravi, la differenza non sta certo nella tecnica, ma sta sicuramente nella testa, perché presi quei 100 giocatori e fatti probabilmente allenare uno contro zero o comunque da soli, probabilmente potrebbero avere più o meno gli stessi risultati. Però poi la grande differenza che si hanno in campo i risultati è la lucidità, è la testa, è quello che è il controllare le emozioni, quindi il far sì che un errore non ci deprima e che un canestro, in questo caso, nel nostro caso, non ci esalti troppo. Quindi il famoso balance, no? Il famoso equilibrio, quando si riesce a trovare quell'equilibrio lì e si riesce davvero a fare il salto di qualità, quindi non essere più, diciamo, incostanti, fare partita da 20 punti piuttosto che da 10, piuttosto che da 1. E avere questo up and down, ma avere magari una media sempre in crescita di quelle che sono appunto le proprie potenzialità. Quindi assolutamente sì, la testa fa, secondo me, l'80% di un giocatore ad alti livelli. Sì. E senti, proprio su questa capacità di andare oltre il proprio errore, ti viene in mente una volta invece in cui magari eri più giovane e ancora non eri riuscito ad allenare così bene la mente come sei riuscito successivamente? Ti viene in mente un episodio specifico in cui non sei riuscito a superare questo errore che hai fatto e ti ha compromesso il match nonostante avessi tutte le carte in regola per fare bene? Assolutamente sì, no. Poi la pallacanestro in sé per sé è veramente uno sport che ti, sotto questo punto di vista, crudele, cioè quindi il dettaglio, la palla persa, il tiro, la scelta sbagliata che ti porta a essere magari in un grande momento e appunto durante la partita a fare quell'errore specifico in quel momento della partita che poi ti fa perdere la partita e ti fa concludere il match da perdente e avendo un ricordo di te appunto in maniera negativa. Anche Quindi è retroattivamente, proprio quello probabilmente, che lo cambi. assolutamente sì, ma proprio quello che è anche il fatto di riuscire a rimanere concentrati nonostante si stia andando bene, nonostante magari la partita stia prendendo una buona piega, il riuscire a gestire i propri pensieri, riuscire a gestire proprio la testa, in questo caso le emozioni, diventa assolutamente fondamentale. Io me ne ricordo diversi, Jacopo, assolutamente adesso. Potrei fartene una lista, ma ce ne sono sicuramente assolutamente molti, 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 molti. No, immagino, immagino. E senti, ma il fattore tifo nella pallacanestro incide di più rispetto ad altri sport, secondo te? Oltre che per la vicinanza proprio tra l'atleta e il pubblico, rispetto magari a una partita di calcio, si è lì, il tifoso è lì, di Assolutamente. fianco a te. Io penso sicuramente sì, perché come dici tu, prima di tutto si gioca all'interno, no? Si gioca quindi in uno spazio chiuso dove se c'è poca gente e qualcuno ti dice qualcosa di specifico, tu lo puoi percepire in maniera molto molto preciso rispetto a che magari no, a un grande spazio e a grandi spazi come può essere appunto un palazzetto di calcio. E penso che poi il basket sia oggettivamente lo sport dove c'è dove bisogna avere più capacità, oltre a quella di appunto quella atletica, bisogna, come diciamo, avere una capacità mentale e una capacità tecnica molto importante. La capacità tecnica, però, dato che viene dalle mani, il fatto di avere una sensibilità, no, con il pallone, che non è il piede attraverso la scarpetta o magari la pallavolo che è un tocco solo, ma è proprio avere la palla in mano. La vicinanza del pubblico e comunque il grande tifo può giocare brutti scherzi su questa sensibilità. Quindi io ho visto grandissimi giocatori essere super performanti durante la settimana e veramente fare fatica a sbagliare dei tiri e la domenica quando poi andavano in campo erano totalmente un altro tipo di giocatori. Questo sicuramente dà l'idea di quanto è influente il pubblico e comunque il posto in cui ti trovi. Per un giocatore di basket, io ho giocato 4 anni a
Scafati, Sì. che appunto è vicino a Napoli ed è rinomata per essere un, diciamo, una società molto ambiziosa, con un presidente molto ambizioso e molto focoso, che mette pressione ai giocatori. E quindi ho visto veramente giocatori arrivare con dei curriculum, diciamo, no? Con un passato incredibilmente di livello e poi veramente sciogliersi come neve al sole. Quando poi dopo era il momento della partita in casa, soprattutto con Scafati. Io sono un giocatore di quelli che invece, ecco, sotto 4 anni, sotto questo punto di vista, ho sempre trovato invece grande entusiasmo e grande fuoco che mi davano che mi dava la partita la domenica piuttosto che la settimana. Un giocatore molto competitivo, io cercavo Sì. di concentrarmi più, volevo arrivare lì, volevo arrivare alla partita per sentire proprio quel tipo di emozione. Invece tanti tendono a volerla, tra virgolette, mascherare un po' quel tipo di situazione perché ognuno è fatto a modo suo e c'è chi la subisce un po' di più e c'è chi invece magari si esalta. Quindi Quindi a te poi spronava una dopo situazione ognuno di sotto questo questo. tipo? A me spronava, sì, a me spronava assolutamente. E invece l'allenamento ordinario era magari era potenzialmente quello il problema. La L'allenamento routine. ordinario anche perché, esatto, sì, la routine, mi distruggeva la routine, assolutamente sì. E poi perché fisicamente appunto non stavo bene, quindi comunque era sempre un continuare, diciamo, ad avere questo equilibrio, però sul dolore. Quindi, sai, la domenica poi c'è l'adrenalina, c'è tutta un'altra situazione che si viene a creare. E quando giochi tanto, la domenica giochi 30-35 minuti, mentre l'allenamento invece è fatto di almeno 2 ore di corsa, che ovviamente certo, è un'altra intensità, un'altra cosa, però sono tutte situazioni che si tendevo assolutamente un po' a spegnermi durante la settimana e a cedermi durante la domenica, almeno questo era quello che vedevo io da interno. E senti, invece, rispetto ad altre qualità che non sono qualità tecniche, ma sempre di lettura della gara, mi viene in mente anche quello che fanno poi gli osservatori, il fatto che riescono in qualche modo a decentrarsi e a cogliere degli aspetti che un insider non riesce a capire bene. Ecco, ti volevo chiedere se in questo senso, anche quando tu fossi un atleta, mentre tu dovevi giocare, avevi già questa capacità di osservare decentrandoti. E se l'avessi appunto anche appresa, non so, anche avessi avuto dei mentori in qualche modo, qualcuno che ti avesse anche spiegato come fare questa operazione. Allora, sicuramente la vicinanza a grandi giocatori, come dicevamo prima, mi ha aiutato perché ho visto come si comportano i grandi leader, che non Sì. sono quelli che parlano, non sono Ok. quelli che usano le parole per farsi leader, ma sono quelli che usano i fatti, gli atteggiamenti. E sotto questo punto di vista sono estremamente convinto che un grande leader debba sempre parlare poco, ma bene, sicuramente, però puoi essere il primo di esempio. Quindi sotto questo punto di vista qui ho provato un po' a imitarli, ho ricoperto il ruolo di capitano Sì. per tanti anni, appunto, anche a Scafati, e mi è sempre stato facile per me riuscire a mettermi nei panni degli altri. Quindi ho questa capacità che in questo caso la vedo io almeno come un pregio che posso avere, quella di riuscire a mettermi nei panni degli altri. Quindi cosa sta pensando? Se gli dico questa cosa, come la potrà prendere? Se io fossi nei suoi panni, come reagirei se qualcuno mi dicesse così? E quindi mi faccio spesso queste domande. E magari personalmente faccio fatica soprattutto quando giocavo, facevo fatica a fare questa cosa con me stesso, no? Quindi di base cioè quindi tendevo magari a trovarmi degli alibi, però con gli altri avevo una grande capacità di comunicazione e questa cosa, devo dire, è stata sempre apprezzata. Sì, lettura sia di gioco che lettura delle emozioni, in qualche Lettura modo. sia di gioco, sì, perché ecco, no, è stato sì, infatti siamo partiti appunto sulla lettura di gioco, però sì, nel senso che da piccoli atteggiamenti che avevano in campo, da un po' il classico body language, riuscivo a interpretare quello che magari il giocatore stava passando, il mio compagno stava passando, quindi la parola giusta o comunque di conforto quando ci doveva, piuttosto che invece, diciamo, anche la parola dura quando doveva esserci anche quella. E riuscivo a sì, avevo diciamo una visione molto
molto completa di tutte queste piccole sfaccettature di quando andavano in panchina, della parola che dicevano, dello sbuffo piuttosto che dello sguardo, dopo che magari venivano rimproverati. O magari che qualcun altro compagno gli dicesse qualcosa. Questa cosa, diciamo, l'ho sempre avuta in maniera molto naturale. Sugli altri, ripeto, su di me, ovviamente, invece, non sono stato così bravo e diciamo, come sono stato con gli altri, questo è sicuro. Capito. Ma e senti, invece quando eri capitano a Scafati, appunto, facendo proprio l'esempio che dicevi tu prima, il fatto che fosse una situazione molto focosa, un ambiente caldo, tu riuscivi a relazionarti comunque in una maniera, cioè come avresti voluto con tutti gli addetti ai lavori della società, oppure tornassi indietro, cambieresti qualcosa anche nel modo di relazionarti con gli altri? No, con Scafati davvero, a Scafati davvero lì è nato il primo figlio, col primo anno di Scafati. E lì, come dicevamo, questa consapevolezza ha cominciato a mutare, a cambiare, a crescere. E Scafati non è un posto facile dove vivere, nel senso io vengo da Rimini, che è una città meravigliosa, Scafati è un paesino del sud Italia, vicino a Napoli, quindi si possono immaginare tutte, diciamo, le problematiche che possono essere legate magari no, all'ambientazione, logistiche, di traffico, basterebbe pensarne una. Però mi sono calato totalmente nella parte del personaggio e sono sempre stato molto apprezzato proprio dal presidente, che aveva di fianco a lui o spesso volentieri persone che facevano fatica a esprimere realmente il loro pensiero perché erano intimorite dal suo potere, dal fatto che appunto fosse il presidente. Mentre io con la mia sincerità e la mia educazione sono sempre riuscito invece a raccogliere delle ottime situazioni che sono create proprio con il presidente, anche magari in momenti molto difficili. E venivo, diciamo, sì, venivo appunto intrapreso come la persona che doveva andare a parlare col presidente, come quello che doveva comunque Sì. andare a esprimere poi il parere del gruppo. E quindi sotto questo punto di vista assolutamente posso dire di avere fatto il mio, ecco, non ho rimpianti, ecco, qui sotto questo, in questo, in, per questo ambito non ho assolutamente rimpianti o rimorsi, anzi, mi ha dato anche la capacità di capire che sono, tra virgolette, portato a fare questo, infatti a oggi che ho una mia piccola Esatto, Team Keys, startup, adesso parliamo di questo. Con il quale devo per forza di cose avere rapporti con fornitori esterni piuttosto che con il nostro team interno e sicuramente il fatto che comunque dopo 3 anni abbiamo ancora un gruppo molto unito e molto diciamo coeso è sicuramente anche un po' per merito mio, assolutamente non me lo voglio dare del tutto, però questa parte me la porto dietro e penso veramente che la sincerità vinca sempre su tutto, nonostante spesso e volentieri nel mondo del lavoro, anche nel mondo dello sport, non ti porta giovamento perché l'essere sincero, l'essere diretto per dire in un'altra situazione dove invece a casa mia, qui a Rimini, la mia sincerità è stata, diciamo, vista come un sindacalista, mi hanno detto il sindacalista, mi hanno dato per dire, quindi dopo ognuno, però ecco, io penso che invece il percorso debba essere comunque fatto verso il percorso personale deve essere appunto tracciato da un chiaro sentimento di sincerità. Ovvio che le persone poi la sincerità ognuno la prenderà a modo suo, però penso che facendo così davvero non si possono avere tra virgolette rimpianti o rimorsi, no? Poi la sincerità alla fine viene dal cuore più che dalla testa, perché la testa invece ti tende a portare e a creare dei meccanismi per il quale tu non possa essere messo in discussione o comunque per cercare di rimanere un po' nella comfort zone, invece il cuore ti porta a essere sincero e quindi ti fa uscire da questa famosa comfort e poi dopo devi affrontare ovviamente le conseguenze del fatto che tu sia stato sincero. Però su questo punto di Senti, vista credo assolutamente che sia fondamentale. ti chiedevo proprio in relazione all'esperienza di Scafati se l'idea di una startup di Team Keys sia venuta proprio l'ultimo anno di Scafati o quando sei invece tornato ad Sì. Imola, a cavallo di questo tempo più o meno, ti è venuto in mente che potevi anche inserire in una startup questa consapevolezza che avevi avuto? È arrivata a Scafati. Scafati e diciamo la lampadina si è accesa lì
e provai con un caro compagno, Patrick Baldassarre, diciamo, a creare e a mettere, diciamo, a terra quest'idea, fallendo, diciamo, dopo qualche mese, perché ovviamente le difficoltà erano enormi all'epoca. Io non avevo nessun tipo di idea di cosa volesse dire un programmatore, piuttosto che un codice, piuttosto che qualsiasi ambito dell'imprenditoria. E quindi lì ho avuto l'idea. Sì. Però nel frattempo a Scafati avevo anche già fatto un primo investimentino, avevo un po' di soldini da parte e entrai in una società di ristoranti qui a Rimini, diciamo nella ristorazione riminese, tramite mio cugino che appunto era il proprietario. E quello step lì mi diede un po' la visione, no? Come dicevamo, ho vestito altri panni, non più del giocatore, ma tra virgolette dell'imprenditore. Quindi sono entrato in una situazione mentale dove poi col tempo ho capito che tutti di base possono fare tutto quello che vogliono, basta avere le informazioni, perché l'impresa o l'imprenditore può essere veramente ognuno di noi, non c'è bisogno di nessun tipo di competenze, io non ho nessun tipo di competenza specifica, poi ovviamente poi dopo ce le si crea nel percorso, appunto il business in questo caso necessita. Però è veramente è come se fosse un puzzle, secondo me, l'imprenditoria. E finché c'hai tutti i pezzi sparsi, non sai dove mettere mano. Ma appena incominci a incastrare due pezzi, poi piano piano capisci che puoi fare tutto il puzzle come vuoi. E quindi, sotto questo punto di vista, sicuramente l'idea appunto è arrivata a Scafati, poi mi è sempre rimasta in testa. A Imola mi ha nato il secondo figlio, quindi diciamo, il senso di consapevolezza, barra ansia e paura è salito a dismisura, e a quel punto ho detto: no, dai, questa roba devo in qualche modo riuscire a metterla a terra. Ho coinvolto un altro giocatore, che in questo caso è il mio attuale socio, Robert Fultz, e da lì è nata Team Keys, ecco. Certo, e quindi l'errore iniziale in realtà è stato molto propulsivo, a quanto pare. Sì, è stata una mancanza di conoscenza proprio, sì. Ok, va bene, tanto per ora direi che per oggi ci siamo. Grazie. Perfetto.